Esistono casi irrisolti, qualcuno li chiama cold case, cioè quei casi giudiziari di risvolto penale che a distanza di tempo ancora non hanno una definizione vera e propria, non si sa quale sia stata l'esatta dinamica e chi abbia commesso determinati atti. E ancora oggi richiedono un'analisi approfondita da parte della scienza forense e non solo. Se ne contano tantissimi di cold case, a volte l'avanzare delle tecnologie permette di identificare i colpevoli o di chiarire le dinamiche. Altre volte, a distanza di decenni, a volte anche quasi di un secolo, ancora non si sa nulla, ancora non si sa esattamente come sono andate le cose. E c'è un caso, un cold case ancora irrisolto, che ancora oggi dà da pensare a tanti, agli appassionati chiaramente di delitti eccellenti, ma anche agli storici. Riguarda un generale che qualche giorno dopo l'armistizio di Cassibile viene ritrovato cadavere sulla terrazza di un albergo a Frascati. Un generale particolare, forse scomodo, che forse sapeva qualcosa che non doveva rivelare o che forse non si è piegato a certi giochi di potere. Un generale, anzi un maresciallo d'Italia, di nome Ugo Cavallero. I fatti si svolgono, come detto, a Frascati, in quel periodo che va dal 12 al 14 settembre del 1943. Sono giorni tumultuosi per l'Italia. A inizio settembre, a Cassibile, viene firmato l'armistizio tra il Regno d'Italia, che qualche settimana prima si è liberato della forte ipoteca fascista, e le potenze alleate. Armistizio che viene reso noto solo nella serata dell'8 settembre e passerà alla storia come l'armistizio dell'8 settembre del 43. Un armistizio che provoca tante conseguenze. La prima, evidente, è lo sbandamento dei reparti. Un po' ovunque, al di fuori dei confini italiani, ci sono reparti che si sciolgono autonomamente, altri che decidono di resistere di fronte ai tedeschi, altri ancora che confluiscono nelle formazioni partigiane. Entro i confini metropolitani, invece, ci sono reparti che preferiscono darsi la macchia, oppure che seguono uno slogan che poi diventerà anche il titolo di un film con Alberto Sordi. Tutti a casa, via, via tutti. Basta con la guerra, basta con le morti e le devastazioni. Dimenticare e cercare di ricostruirsi un'altra vita, nonostante attorno sia un vero e proprio disastro. E poi ci sono i tentativi di resistenza anche di chi le armi non le vuole cedere. Il primo esempio è a Roma, a Porta San Paolo, ma non solo, anche lungo la strada che porta a Tivoli. I reparti che si oppongono ai tedeschi che sono calati già in precedenza con l'operazione Alarico. C'è la ricostituita Ariete, ci sono i fanti, ci sono i genieri, ci sono i bersaglieri e poi ci sono i cittadini comuni che imbracciano le armi per la prima volta, anticipando quella che sarà la guerra di liberazione. In questo turbinio, lo si sa bene, il re Vittorio Emanuele III scappa. Scappa da Roma di notte su un convoglio diretto a Pescara, dove si imbarca su una corvetta assieme al capo del governo, Pietro Badoglio, a parte della corte. Una corvetta che si dirige a sud, verso la Puglia, cercando l'abbraccio con gli alleati che stanno sbarcando in quelle ore. Il capo del governo, Pietro Badoglio, lui che ha rilevato da alcune settimane il ruolo da Mussolini, uscendo dal proprio ufficio, ha voluto lasciare in bella vista un documento che non ha scritto lui, Pietro Badoglio. No, un documento scritto da un suo ex sottoposto, anche lui maresciallo d'Italia, ma che le ultime settimane le ha trascorse un po' ai domiciliari, un po' a casa e un po' a Forte Boccea. Ugo Cavallero, questo è il nome dell'altro maresciallo d'Italia, effettivamente non ha vissuto bene la caduta del fascismo, non perché fosse particolarmente devoto al fascismo, per quanto col fascismo avesse fatto carriera. D'altronde il titolo di maresciallo d'Italia gli era stato attribuito essenzialmente per ragioni di opportunità in Africa settentrionale, dato che doveva teoricamente essere superiore in grado a Erwin Rommel, il comandante del corpo di spedizione tedesco, quello che poi erroneamente si crede sia solo il Deutsches Afrika Korps, quanto piuttosto era la Panzerarmee Afrika. Ebbene, Cavallero
È sempre stato un uomo abile, lo aveva dimostrato durante la Prima Guerra Mondiale da tenente colonnello e poi da colonnello durante la ritirata di Caporetto e nell'organizzazione della resistenza sul Piave, un ambito in cui aveva fatto la conoscenza dell'allora generale Pietro Badoglio, ma anche a livello strettamente di stanze del potere, pur senza legarsi a nessun partito in senso assoluto, ma ribadendo la propria fede monarchica, Cavallero era sempre riuscito a far carriera. Aveva anche rinnegato parte del suo passato in nome della carriera, compreso il suo passato da massone. Era stato iniziato a Piazza del Gesù, la Serenissima Gran Loggia d'Italia. Ma per quale motivo? Mentre Pietro Badoglio, all'indomani del 25 luglio del 43, aveva fatto carriera politica, Ugo Cavallero era caduto in disgrazia. Perché quel documento, ve lo ricordate? Parlavamo di un documento lasciato in bella vista sulla scrivania di Badoglio nel suo ufficio a Palazzo Chigi. Quel documento era un memoriale scritto alcuni giorni prima, proprio da Cavallero, in cui lo stesso Cavallero si attribuiva la paternità di un progetto di colpo di Stato contro Mussolini. Perché Cavallero aveva scritto questo? Semplicemente perché Cavallero era caduto in disgrazia. Era caduto in disgrazia ben prima della caduta di Mussolini. E quando Mussolini cade, Cavallero viene sospettato di essere un simpatizzante fascista, anzi di aver tramato per organizzare un controcolpo di Stato, per riportare al potere, se non lo stesso Mussolini, alcuni gerarchi fascisti. Messo agli arresti domiciliari, in quell'occasione Cavallero aveva scritto quel memoriale per dimostrare, secondo la sua versione, di essere l'autore di un audace piano che avrebbe dovuto portare all'arresto o addirittura alla fucilazione di Mussolini e alla sua sostituzione proprio con Pietro Badoglio, il suo vecchio superiore gerarchico. Crederci, non crederci? Una boutade di Cavallero per accreditarsi come antifascista, oppure un piano reale non realizzato solo perché preceduto dall'ordine del giorno Grandi. Difficile, a tanti anni di distanza, a quasi 80 anni di distanza, capire come andarono realmente le cose. Quello che è certo è che uno dei primi atti ufficiali di Pietro Badoglio al governo è stato emanare l'ordine di arresto per Ugo Cavallero, che in ragione più che dell'età, del ruolo di senatore del regno, aveva ottenuto appunto i domiciliari. Liberato dopo qualche giorno, era tornato in carcere, stavolta a Forte Boccea, quindi un carcere militare, e interrogato da un generale, il generale Giacomo Carboni, che avrebbe ottenuto di lì a poco il difficilissimo compito di coordinare la difesa di Roma, difesa non dagli alleati, ma dai tedeschi. Un compito in cui il generale Carboni avrebbe dovuto scontare i tanti punti deboli di un piano raffazzonato, monco in certi punti e orfano di un'intera divisione corazzata, la Centauro Seconda, ex divisione corazzata M, sì, avete capito bene, M come Mussolini, perché doveva essere una divisione d'élite delle camicie nere armata con materiale tedesco, ma che dopo la caduta del fascismo era stata riconvertita in corsa a divisione del Regio Esercito, il cui comandante, il generale Calvi di Bergolo, non garantiva l'affidabilità politica dei militi presenti nella divisione. Carboni aveva chiesto a Cavallero, durante la prigionia a Forte Boccea, dei dettagli ulteriori riguardo ai suoi rapporti con i tedeschi, rapporti che Cavallero non ha mai chiarito del tutto. È vero che parlava un buon tedesco, l'aveva imparato ancora tempo addietro, quando da giovane aveva frequentato l'Accademia per Ufficiali di Modena. Ma Cavallero aveva un rapporto, potremmo definirlo di odio-amore, nei confronti dei tedeschi. Rispettava alcuni ufficiali, ne detestava altri, perfettamente ricambiato. Lo stesso Erwin Rommel lo riteneva un passacarte, non un generale da campo di battaglia. Il classico politico in divisa, che è bene che stia distante dalle cose militari per non danneggiare l'andamento della guerra. Rommel nei suoi diari parlerà malissimo di Cavallero, peggio ancora di Bastico, lo chiamerà bombastico per prenderlo in giro. E si dice che nemmeno Cavallero avesse tutta questa stima di quel generale così particolare, con gli zigomi sporgenti al sedere basso, che si comportava come un capitano qualsiasi e muoveva con il suo Kampfgruppe all'assalto, neanche fosse in prima linea sul campo di battaglia. Fatto sta che al momento dell'occupazione di Roma, Cavallero è ancora in carcere e viene liberato proprio dai tedeschi. Viene portato dai tedeschi fuori Roma, a Frascati, dove il feldmaresciallo Albert Kesselring ha posto il suo comando temporaneo delle truppe d'occupazione in Italia. Kesselring, anche lui è un politico, è un uomo abituato a tessere tele, oltre che a elaborare strategie sulle carte. A Ugo Cavallero propone un ruolo di peso, un ruolo teoricamente di alto rilievo, quello di poter
mettersi alla testa di un esercito composto da ex del Regio Esercito, quindi da tutti quei soldati precedentemente sbandati oppure catturati dai tedeschi, desiderosi di combattere ancora con la Germania. Insomma, una sorta di nuova armata italiana al servizio dell'occupante nazista. Il problema è che Cavallero dimostra subito un'avversione verso questa idea. Non gli piace. Non vuole passare per traditore. Traditore perché lui non è mai stato realmente fascista, anche se, come abbiamo detto, col fascismo ha fatto carriera, ma è stato sempre fedele al re. Al punto che il giorno dopo, a pranzo, durante un brindisi proposto da Kesselring alla salute di Hitler e dell'Italia fascista, Kesselring quasi trasalisce quando vede Cavallero alzarsi in piedi e proporre un brindisi alla salute e alla vita del re d'Italia, Vittorio Emanuele III. È questo che comincia a spargere dubbi, forse anche tra gli stessi tedeschi, sulla natura di Ugo Cavallero. Cavallero a Frascati trascorre 2 giorni, dal 12 al 14 settembre del 43. In questo periodo riesce a vedere anche la moglie, la nobildonna, cui confida un timore che si ritiene ampiamente fondato. Lo rivelerà anni dopo la moglie, la contessa Olga Grillo. E verrà confermato da un altro maresciallo d'Italia a riposo, il generale Enrico Caviglia. Sia la contessa Grillo che il generale Caviglia diranno che Ugo Cavallero temeva per la propria vita. Temeva che i tedeschi, di fronte a quei continui dinieghi molto cortesi, ma pur sempre dinieghi, intendessero ucciderlo. Non era più di alcun interesse, di alcuna importanza un maresciallo d'Italia che si fosse rifiutato di guidare un esercito fascista al comando o comunque a disposizione dei tedeschi. Il 14 settembre del 1943, sulla terrazza dell'hotel di Frascati, dove il maresciallo Kesselring lo teneva come suo ospite, l'albergo Belvedere, su una sedia in Vimini, viene rinvenuto il cadavere di Ugo Cavallero. Non è morto di cause naturali o per un colpo apoplettico, un infarto, no, c'è una ferita, un foro di proiettile alla tempia destra. Ugo Cavallero è morto per un colpo di pistola in testa. E qui si aprono gli interrogativi, tanti, troppi interrogativi. Prima di tutto perché secondo Kesselring quel giorno Ugo Cavallero doveva imbarcarsi su un treno che l'avrebbe portato a Monaco di Baviera. Perché? Perché spedire un maresciallo d'Italia che si era rifiutato di combattere per i tedeschi fino a Monaco di Baviera, per internarlo ad Dachau, che è lì vicino, per tentare un ultimo tentativo di convincerlo a mettersi alla testa di un'armata di reietti, o per incontrare una personalità molto più influente, forse lo stesso Hitler, o forse per farlo partecipe dell'imminente piano di liberazione di Mussolini dalla prigione sul Gran Sasso, chi lo sa. Fatto sta che a Monaco di Baviera, Cavallero non ci arriva perché resta inchiodato su quella sedia di Vimini, sulla terrazza dell'albergo. Si è suicidato allora Cavallero, magari chi lo sa, è stato un tentativo di moto d'orgoglio, magari spinto dall'onore del soldato ferito, abbandonato, tradito da tutti, magari per questo si è sparato. C'è qualcosa che non torna, perché il foro di pistola è sulla tempia destra, ma Ugo Cavallero era mancino. Come avrebbe potuto un mancino che non usava mai la destra, nemmeno per fumare, maneggiare con cura una pistola e spararsi dalla parte opposta? Un mancino si sarebbe sparato a sinistra, non a destra. È stata allora una vendetta? Ma da parte di chi? Forse una vendetta da parte di qualche tedesco che aveva delle accredini col maresciallo Cavallero, oppure è stata una vendetta da parte di qualche ufficiale italiano che tacciava di tradimento Cavallero, che non aveva voluto seguire i tedeschi, o forse perché non credeva al suo piano per detronizzare Mussolini, o forse perché Cavallero si professava ancora monarchico nonostante il re fosse scappato. C'è chi ha pensato anche alla vendetta massonica, d'altronde Cavallero aveva abiurato la sua appartenenza, ma c'è da dire che il delitto rituale massonico, che riprende quello tradizionalmente inferto Hiram Abiff, colui che viene ritenuto da vari studi il capostipite della massoneria operativa, è diverso. Ci sarebbe stato un taglio alla gola o un colpo al cuore. E se di colpo in testa si poteva parlare, sarebbe dovuto essere un colpo in testa centrale, non alla tempia destra. E poi perché un omicidio massonico? Cosa avrebbe fatto Cavallero per irretire una massoneria che, tra l'altro, ormai da oltre 3 lustri era fuori legge in Italia ed era stata formalmente sciolta? Tra l'altro, Cavallero apparteneva a Piazza del Gesù, una obbedienza che tramite il Gran Maestro Raoul Palermi aveva anche cercato di farsi amico Mussolini, di avere un trattamento di favore rispetto
ai confratelli del Grande Oriente d'Italia, il cui gran maestro Domizio Torrigiani era finito invece al confino, dove era stato pestato e ridotto alla cecità. Possiamo escludere quindi la pista massonica? Probabile. Ma allora come è morto Ugo Cavallero, al di là del colpo alla tempia? Se non è stato lui a suicidarsi, perché come detto è difficile che un mancino si spari dalla parte opposta, chi l'ha ucciso? Kesselring rifiuta ogni addebito, l'ha sempre rifiutato, si è sempre proclamato innocente, ha sempre detto che lui avrebbe voluto proteggere Cavallero, che vedeva come un amico oltre che un collega. D'altronde si erano già conosciuti in Africa settentrionale e tutti e due avevano una certa antipatia professionale nei confronti di Rommel. Forse sono state le SS di Dolman, ma Frascati non c'era in quel periodo un comando delle SS. Non si può neanche parlare di partigiani. 14 settembre del 43, i partigiani nella zona non ce n'erano proprio. È stato un delitto d'impeto. Magari Cavallero ha provato a resistere e qualcuno della sua scorta gli ha sparato? Chi lo sa? Ancora oggi, e sono passati, come detto, quasi 80 anni, quello di Ugo Cavallero è un cold case, un caso freddo, un delitto irrisolto. È un qualcosa che negli storici, negli appassionati di misteri forensi, riescono a risolvere con certezza, non riescono a trovare una precisa chiave di lettura. Chi ha ucciso Ugo Cavallero e soprattutto perché? A chi dava fastidio? Quali interessi poteva toccare? Su quale strada poteva mettersi di traverso? Ci sono tante ipotesi, tutte più o meno fondate e tutte che possono condurre anche fuori strada. Non possiamo più chiedere nulla a Kesselring, d'altronde è morto da tempo. Difficile, se non impossibile, ricostruire la presenza di tutti i militari tedeschi in zona. E comunque anche loro ormai sono tutti passati a miglior vita. Testimoni oculari non ce ne sono. I pochi soldati italiani in zona hanno solo testimoniato di aver visto portare via il corpo del maresciallo d'Italia su una barella, a cose fatte, dopo aver udito quel colpo di pistola, singolo, senza nemmeno urla o rumori di colluttazione. E allora cosa è successo? Chi ha ucciso Ugo Cavallero? Perché è stato ucciso Ugo Cavallero? Cosa bisognava fare con Ugo Cavallero? Cosa è stato chiesto al maresciallo d'Italia che non poteva assolutamente accettare? Oppure Ugo Cavallero era scomodo, molto scomodo, inutile come ostaggio forse. E allora perché ucciderlo? Sono tutti interrogativi che ancora oggi non hanno una risposta. Gli approfondimenti svolti nei vari archivi a guerra finita non hanno dato esito positivo. Non c'è nulla che abbia chiarito le proporzioni di un mistero italiano. Il mistero di un militare di professione, abile politico, a volte prigioniero prima che di mura, di fortezze, di complotti, che forse è stato vittima di un sistema di potere, il sistema di potere romano degli amici che diventano nemici e dei nemici che diventano amici, delle gelosie professionali, delle gelosie politiche, di un alleato che diventa nemico e di nemici che diventano co-belligeranti. Chi lo sa? Quel che è certo è che ancora oggi nessuno sa spiegarsi perché Ugo Cavallero dovesse morire.